È una tragedia immane quella che è avvenuta ieri sera a Mestre, ci lascia tutti stupefatti. È una notizia che è stata rilanciata a livello mondiale, ovviamente. Venezia è una città tra le più conosciute al mondo, e che un autobus di turisti cade da un cavalcavia è veramente una notizia che ci lascia basiti. Non ci avventuriamo assolutamente a proposte di dinamiche, è ovvio che ci sarà un'inchiesta. E che verrà guardato tutto non con la lente di ingrandimento, ma con il microscopio. Dalle poche notizie che abbiamo raccolto in queste ultime ore, senza ombra di dubbio, la persona, il conducente, l'autista Alberto Rizzotto, senz'altro era un uomo specchiato, mite, sul suo profilo aveva migliaia di amici, aveva giusto 40 anni e non c'è alcun dubbio sulla professionalità di questa persona. C'è un video che si è aggiunto da pochissimo tempo, che sta girando appunto da poche ore, che riprende l'incidente probabilmente da una telecamera di sorveglianza e si vede l'autobus che sta scendendo, quel tratto è in discesa, si vede che ha una velocità almeno apparentemente ridottissima, sembra quasi dal video, sembra quasi che si inclini lateralmente e casca giù nel punto che è praticamente il punto più alto che c'è lì nel cavalcavia. Sentendo altri autisti in pensione, ci riferiscono che quel punto era sempre stato visto con un po' di paura, soprattutto l'autista di un autobus o di un tir, che quindi guida da una certa altezza e vede l'altezza che c'è, diciamo, sotto. E la domanda che si sono sempre fatti è: in caso di fuoriuscita, i guardrail riusciranno a trattenere i veicoli? Abbiamo visto purtroppo che non è stato così. È chiaro che l'inchiesta andrà anche a verificare questa situazione e se i guardrail sono adeguati o no. Certo che a vedere le immagini delle riprese delle telecamere, anche se sono molto sgranate e distanti, è proprio incomprensibile come quasi da fermo, almeno così sembrerebbe, l'autobus sia precipitato così lateralmente. Il bilancio attuale è di 21 morti, tra cui due bambini, ci sono 5 feriti molto gravi. Alcuni non sono ancora stati riconosciuti, praticamente non si sa chi siano. Le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'incidente. In questo momento di dolore e lutto, le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime. Ieri sera era impossibile non cercare continuamente informazioni sulla tragedia avvenuta a Mestre, sul cavalcavia della Vempa, dove l'uscita di strada del bus e il conseguente incendio ha provocato vittime e feriti. A tutti, vedendo e rivedendo quelle scene, non è sfuggito il guardrail di contenimento che dovrebbe far rimanere sulla carreggiata il veicolo che sta sbandando. Poco tempo fa abbiamo parlato del guardrail sulla rotonda del parco commerciale alle porte di Chioggia, facendo notare che la sua altezza sembra essere eccessiva in quell'incrocio, dove i veicoli vanno in decelerata e il traffico è composto più da mezzi leggeri che pesanti, con un limite di velocità abbastanza basso, e impedisce la visuale dei veicoli che si addentrano nella rotonda. Non siamo certamente esperti in sistemi di contenimento, ma in quell'occasione ci eravamo informati sui parametri utilizzati per la scelta del guardrail, la cui altezza e i cui coefficienti variano a seconda della mole e del tipo di traffico, oltre che della massima velocità consentita sulla strada. Alla luce delle poche conoscenze che abbiamo, ci restano delle domande focalizzate su quel sistema di contenimento che non è riuscito a mantenere sulla carreggiata quel bus, la cui velocità, a guardare i video che ne hanno ripreso gli ultimi metri percorsi, non sembra così elevata. Restano solo domande, le cui risposte non cambieranno la tragedia avvenuta. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco. La
La preoccupazione è tornata a Borgo San Giovanni, dove sembrava che la zona avesse goduto di una temporanea tregua da furti domestici noti come topi di appartamento. Un nostro follower ha segnalato un tentativo di intrusione avvenuto lunedì sera, nel tardo pomeriggio, in un'abitazione situata nella vicinanza dell'istituto ITIS. L'evento è stato scoperto solo ieri sera quando sulla porta di casa sono stati individuati segni evidenti di effrazione. È presumibile che i responsabili non fossero ladri professionisti e che abbiano abbandonato il tentativo a causa di qualche disturbo. Si invita la comunità a rimanere vigili e a prestare attenzione a individui sconosciuti o sospetti nella zona. È importante anche ricordare l'importanza di documentare i veicoli parcheggiati, catturando le relative targhe per fornire informazioni utili alle forze dell'ordine. Va ricordato che gli autori di una serie di furti che avevano colpito molti mesi fa il nostro territorio, in particolare Borgo San Giovanni e Valli, sono stati recentemente arrestati e processati grazie a lunghe indagini. Parte di quelle informazioni cruciali erano giunte proprio da segnalazioni di cittadini di Chioggia. Dall'onorevole Conta, prego. Grazie Presidente. In quanto rappresentante da Venezia, ritengo doveroso anch'io ricordare le vittime del tragico incidente avvenuto ieri sera a Mestre. Erano 35 turisti stranieri di rientro da una giornata di visita a Venezia, quando il pullman è precipitato da un cavalcavia prendendo fuoco. Come è stato detto, sono decedute 21 persone, tra cui due bambini e l'autista di Treviso. E oltre 15 persone rimaste ferite, di cui 5 in gravi condizioni. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha decretato il lutto cittadino. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha esposto la bandiera mezz'asta in tutte le sedi regionali in segno di lutto pubblico. Credo sia importante che questo Parlamento esprima tutto il suo cordoglio per una simile tragedia e dimostri vicinanza alle vittime e alle loro famiglie in questo drammatico momento di dolore. Grazie. L'autorizzazione per 3 giorni di lutto regionale fino al 6 di ottobre ed è esattamente quello che abbiamo richiesto. Ringrazio il prefetto che si è fatto parte, diciamo, diligente, ci ha dato una mano per l'autorizzazione che era scontata, però insomma anche arrivata in tempi celeri a livello da Roma. L'autorizzazione a 3 giorni di lutto cittadino, scusi, siamo in diretta, recuperano il No, è lutto pezzo. Regionale. regionale, quindi per tutta la regione del Veneto, bandiera a mezz'asta. Siamo davanti a una tragedia immane, noi non ne ricordiamo tragedie, o meglio, sono pochissime le tragedie a questi livelli, 21 morti, 19 dei quali tra le lamiere, due morte, due persone hanno perso la vita in ambulanza e poi 15 feriti. Ricordo che tra i 15 feriti c'è una coppia di fratelli, 3 anni e 13 anni, ricoverati a Treviso, la mamma è morta. E anche il compagno della mamma. E tra i deceduti abbiamo una bimba di 1 anno, poco più, una ragazza di 13-14 anni, siamo ancora nella fase di identificazione. E tra i feriti vi ricordo che abbiamo appunto due bimbe di 3 anni, una di 3 e una di 4 anni, e un ragazzo appunto del quale parlavo prima, che è un ragazzo austriaco, fratello di una delle due bimbe di 13 anni. E 5/6 di questi pazienti tra i 15 sono in pericolo di vita, sono in condizioni gravissime. Ci preoccupa moltissimo la situazione della bimba ricoverata di 3 anni a Padova, al centro grandi ustionati, che oltre ai traumi che ha subito c'è anche una grande ustione. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Vi
Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Devo dire che sono molto contenta di essere qui con l'amico giardiniere oggi per presentare questa iniziativa, però perdonatemi, prima di iniziare vorrei esprimere veramente a nome di tutta l'amministrazione e della città di Chioggia un segno di vicinanza a Venezia e a Mestre, in particolare per la tragedia che è successa ieri. Non servono molte parole, ci stringiamo in un abbraccio. Questa mattina in sala Lampadari Municipio si è tenuta la presentazione di un concorso indetto per le scuole di ogni ordine e grado situate nell'area sud della Laguna Veneta, concorso promosso dall'Associazione Amico Giardiniere, che vede come protagonista le barene, un ambiente delicato, peculiare della nostra laguna. L'incontro è stato anticipato da un doveroso momento riservato alle vittime della tragedia avvenuta ieri sera sul cavalcavia della Vempa a Mestre. Lo stesso assessore all'ambiente, Serena De Perini, ha voluto aprire la conferenza leggendo qualche passo di uno dei libri scritto da Mario Chiereghin, poliedrica figura cui è intitolata la scuola primaria di Borgo San Giovanni, con protagonista Beryl, un folletto ambientalista con doti da investigatore, preso a spunto per il concorso. Sembra che la barena sia un ambiente poco conosciuto e l'intento dell'associazione è far sì che, partendo dalle scuole, si prenda consapevolezza del territorio in cui viviamo. Per coinvolgere le scuole del territorio si è pensato quindi di dar vita a un concorso che andrà svolto in maniera più o meno complessa a seconda del grado delle scuole che vi aderiranno, partendo da semplici produzioni collettive arrivando a studi e valutazioni mirate a progettazioni, produzioni e valorizzazioni. Il concorso Scopriamo le barene con Amico Giardiniere gode del patrocinio dell'assessorato all'ambiente della città di Chioggia. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.